Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi sostituisco il mio Fritzbox 7530 con questo nuovo arrivato che è il 7530 AX. Ringrazio tanto AVM per avermelo spedito, perché è un bel Fritzbox e diversamente dal fratello minore che io ho in questo momento installato a casa, lui ha un wifi più potente in grado di arrivare a 1800 megabit per secondo, ma soprattutto, come notate, ha la wifi 6. È vero che è consigliato per le connettività DSL e fino a 300 megabit, però se lo si aggancia alla ONT che mi hanno dato in dotazione nel momento in cui mi hanno installato la connettività di convergenze, è possibile poter sfruttare la LAN 1, che in questo caso diventa la WAN. Perché faccio un video del genere? Allora, innanzitutto perché voglio spiegare bene come si fa il passaggio da un Fritzbox a un altro. È vero che io lo faccio praticamente su due router gemelli, la cui unica differenza consiste nella potenza e nella velocità del wifi, però è anche vero che questa sarà l'occasione per vedere qual è tutta la procedura che io feci già circa 3 anni fa, quando passai dal 7590 al 7530, ma soprattutto perché poi vorrei spiegare con due paroline che cosa fare del vecchio router. Ehi Ale! Buenos dias amico, ti posso chiamare tra poco? Sto registrando il video. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a spacchettare questo meraviglioso oggetto. E ringraziamo lo sponsor di oggi, che è Wondershare Dr. Phone, un vero e proprio coltellino svizzero che ti dà la possibilità di poter recuperare i dati, ripristinarli e anche di trasferirli, o semplicemente per poter fare un backup e un ripristino. Ma andiamo a guardarlo velocemente questo bel programma. Ma ecco qua come si presenta la schermata. Come vedete abbiamo tanti piccoli bottoni e ognuno di questi corrisponde a una funzionalità diversa, come per esempio recuperare i dati da un telefonino. Basta semplicemente schiacciare e si avvia immediatamente tutto quanto il programma che serve per connettere il telefono a questo computer e quindi avviare il processo di recupero di dati sia via iOS e sia per Android. In questo caso basta selezionare e deselezionare quello che ci interessa e avremo tutto quanto recuperato immediatamente. Oppure il gestore del telefono, che serve per trasferire i dati tra il telefono e il computer in modo tale da poter fare una copia di backup del telefono. Oppure il trasferimento dati di WhatsApp, che si rileva molto utile nel momento in cui bisogna cambiare smartphone e bisogna anche cambiare tutti quanti i dati di WhatsApp e fare in modo che il trasferimento vada sempre a buon fine. Comunque anche molto utile la funzione blocca schermo e riparazione del sistema e il trasferimento del telefono e la cancellazione dei dati e la posizione virtuale. E come notate, Wondershare promette anche maggiori funzionalità man mano che il programma si evolve. Grazie Wondershare per aver sponsorizzato questo video. Oh, eccolo qua sul tavolo di lavoro. Cerchiamo subito il sigillo da poter immediatamente rompere. Sono due. E voilà, si presenta così, i soliti dépliant utili per comunque fare la prima configurazione, e qui c'è il router ancora con la plastichina. Perfetto, lui è il router, lo mettiamo da parte, guardiamo subito qui dentro, un cavo gigabit piatto che fa sempre molto piacere avere in casa, il suo trasformatore che è rimasto sempre lo stesso, ok, e questo è un altro cavo LAN. Ed ecco qua come fanno gli youtuber seri, tutte quante le componenti messe in un'unica videata. Che poi grosse differenze rispetto al vecchio router praticamente sono, cioè è uguale praticamente. Abbiamo il foro DSL RJ11 per poter inserire le connettività DSL, quindi la DSL, la FTTC, la porta VoIP per poter infilarci dentro un telefono tradizionale e sfruttarne le capacità VoIP. Abbiamo 4 gigabit LAN, di cui la LAN 1 ricordiamoci funziona come WAN. Il tasto power, AVM è solita non inserire il tasto del reset. Per quanto concerne, qui abbiamo le altre porte, qui abbiamo la porta phone e qui abbiamo un'altra porta USB. I LED power e DSL indicano appunto che c'è il power e c'è la connettività DSL. VLAN è un tasto fisico rispetto agli altri che sono dei LED, serve per capire se c'è la wireless e serve per attivare e disattivare la wireless, così come c'è la possibilità di attivare e disattivare il phone DECT. C'è la connettività WPS e il LED info che indica appunto se ci sta o meno un determinato problema all'interno del Fritzbox stesso. Cosa faremo adesso? Beh, grazie a un computer entreremo nel Fritzbox e salveremo la configurazione di tutto quanto il Fritzbox in un unico file. Questa operazione salverà
i dati di connettività, di convergenze che è il mio operatore, le password, tutte quante le impostazioni wifi, le eventuali porte aperte, tutte quante le combinazioni di DNS che io ho voluto inserire all'interno del Fritzbox, la programmazione dell'accensione e spegnimento wifi, la configurazione VoIP, la configurazione delle varie porte, la configurazione mesh con tutti quanti i dispositivi che già sono in essere qui dentro e alcuni accorgimenti utili per la sicurezza che io praticamente ho dovuto apportare. A proposito, ti lascio il video da qualche parte in modo tale che puoi controllare anche se hai fatto tutte le cose a regola d'arte per poter essere leggermente più sicuro quando sei esposto sul web. Ok, assicuriamoci di essere collegati alla rete Fritzbox, digitiamo il suo IP, entriamo con la sua password, quindi sistema, backup, salviamo le impostazioni di tutto, quindi impostiamo una password che è assolutamente necessaria, perché se facessimo salva lui mi direbbe che comunque occorrerà assegnare prima una password, dopodiché andiamo avanti. Adesso sarebbe necessario o digitare questa stringa oppure premere un tasto fisico qualsiasi, uno dei tanti, anche il wifi presenti sul Fritzbox. Perfetto, ho appena schiacciato il tasto, do l'ok e adesso potrò salvare in un unico file presente magari sul mio desktop la configurazione del 7530. Occorre adesso salvare anche tutti quanti i dati legati alla fonia, infatti basta fare dati sulla fonia per scoprire che adesso posso anche salvare non soltanto la configurazione VoIP, posso salvare soprattutto anche le rubriche tipo quella di Telos che io ho applicato per poter evitare che gli spammer mi chiamino e mi rompano le scatole. Salvo anche i dati della fonia e in questo caso chiamiamo questo file 7530. Perfetto, adesso possiamo fare la sostituzione vera e propria. Va bene, li abbiamo messi qui uno accanto all'altro. In realtà adesso dovrei inserire il power a quello nuovo e staccare quello vecchio. Ecco qua l'operazione fatta, adesso si avvierà il Fritzbox e questa è la mini HOM della Huawei che mi è stata installata, quindi possiamo andare nello studio per completare la configurazione. E dimenticavo una cosa importante, prima di ripristinare tutto quanto sul nuovo Fritzbox bisogna fare in modo che entrambi possano avere la stessa versione del firmware. Sapevo che potevo contare sul firmware 7.28 installato su entrambi i dispositivi che avevo a disposizione. Perfetto, adesso cosa bisogna fare? Bisogna collegarsi al nuovo Fritzbox, il cui SID è questo qui, e inserire la nuova password, che è quella che sta sull'etichetta posta sotto il modem. Andiamo da capo nell'IP del Fritzbox, che questa volta punterà al nuovo Fritzbox, e incominciamo ad eseguire le prime impostazioni. Ad occhio metteremo italiano. Queste impostazioni non vi preoccupate perché saranno sovrascritte dal file che poi ripristineremo. La password che ho appena inserito è quella di amministratore del router che trovate sempre sotto quella famosa etichetta. Adesso siamo in grado di poter eseguire la nostra configurazione. In realtà non ci interessa granché tutto quanto quello che c'è qua dentro, anche perché tra poco sovrascriveremo tutto, quindi in questo caso lasciamogli fare tutte le operazioni sue, tanto non avranno senso, quindi ci rivediamo dopo il riavvio del Fritzbox. Se avete più di una connettività in casa, come me che per esempio ho collegato anche un router della Huawei, non comparirà subito questa pagina perché comunque il computer si sarà collegato all'altra rete, quindi occorrerà di nuovo selezionare il wifi e selezionare la rete. Di conseguenza adesso potrò lanciare da capo l'invio e digitare la password, che è sempre quella nuova perché non abbiamo ancora ripristinato nulla, che si trova sotto al router. Ci viene chiesta la diagnosi e la manutenzione, ma noi evitiamo, anche perché non troverà connettività non essendo ancora stato impostato nulla, però questo è ciò che ci interessava fare in questo momento. Saltiamo il passaggio della connettività, tanto faremo tutto, saltiamo il passaggio del VoIP, tanto non ci interessa, e concludiamo il tutto. A questo punto, sì, tralasciamo anche tutte quante le indicazioni, a questo punto possiamo ripristinare il sistema. Quindi sistema, backup, questa volta non facciamo salva ma andiamo su ripristina, selezioniamo il file e indichiamo quello relativo alla connettività, quindi apri, lui ci chiede la password, vi ricordate test Francesco che ho inserito prima, e gli diciamo di ripristinare tutte le impostazioni oppure avremmo potuto selezionare soltanto determinate impostazioni. Quindi selezioniamo tutte le impostazioni
e avviamo il ripristino. A questo punto lui dice: attenzione, c'è qualcuno che vuole ripristinarmi, per favore vammi a schiacciare un pulsante perché questa è una questione di sicurezza. Quindi io vado e ritorno, ho fatto tutto quanto, basta schiacciare ok per concludere l'operazione. Siamo atterrati in una pagina in cui ci viene praticamente riepilogato tutto quanto quello che vogliamo cambiare. Ovviamente noi vogliamo cambiare tutto, quindi dopo aver selezionato praticamente ogni singola cosa, clicchiamo su applica e lui caricherà le impostazioni in memoria. Ci vogliono 2 minuti, ci vuole pazienza, ma ci rivediamo tra poco. Perfetto, sono ritornato nella mia vecchia cara GUI, solo che questa volta c'è il 7530 AX ad accogliermi e qui ci inserirò la mia vecchia password, quella che addirittura avevo salvato nel PC, quindi con accedi riesco tranquillamente a vedere tutto quanto questo nuovo Fritzbox. Chiaramente ci stanno già tutte quante le mie impostazioni, io non devo fare assolutissimamente nulla se non a questo punto ripristinare le impostazioni della fonia. Quindi vado in sistema backup, ripristina, dati fonia, seleziono il file, vi ricordate l'avevo chiamato 7530 fonia, apri e posso eseguire il ripristino di tutta quanta la mia rubrica e le impostazioni VoIP. Fantastico. Beh, la chiudiamo qui impostazione. Che dire, io sono veramente molto contento e ringrazio WM per avermi regalato questo prodotto che sicuramente resterà a casa mia e andrà a sostituire il vecchio prodotto. Il vecchio prodotto contiene tutta una serie di impostazioni, come abbiamo potuto vedere, quindi nel momento in cui una persona ha intenzione di vendere il modem router dovrebbe avere l'accortezza quantomeno di eseguire un reset in modo tale da poter appiallare, eliminare, sradicare tutti quanti i dati presenti all'interno del proprio router. È come quando vendete uno smartphone e anziché venderlo così formattato lo vendete con tutti quanti i vostri account, i dati e le carte di credito sopra. Insomma, è una follia poter fare una cosa del genere. Bene ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, ti lascio 2 video che spero che possano interessarti, con la possibilità di iscriverti al mio canale, mi raccomando segui anche il canale Telegram e di guardare anche ogni tanto il mio blog. Da Francesco Lenz è tutto, ciao ragazzi, ringrazio da capo AVM. Ciao ciao!